definire insomma un po' l'illustrazione nel dettaglio dell'esperienza del laboratorio di imprese del club, quindi come partnership tra imprese, ma imprese anche con partnership del territorio. Vi faccio vedere sia da un punto di vista della gestione interna, sempre dura, dopo ho mangiato. E vi faccio vedere qualche video e qualche esperienza con le testimonianze delle imprese e poi magari potremo fare dopo una pausa a metà pomeriggio, dopo un po' una valutazione e riflessione di gruppo. Sarebbe meglio farla adesso così ci teniamo più svegli forse. Che dite? Allora, se decidiamo di fare adesso, potremmo fare commenti, cioè domande vostre su quanto abbiamo visto fino adesso e poi dopo proseguiamo. Volete vedere ancora qualche esempio di questa esperienza? Ditemi voi, io mi adatto alle vostre esigenze. Una è rispetto all'esperienza che ci hai presentato di Modena. Se pensi, vabbè, credo di no, però insomma, se è un modello replicabile in altri contesti, cioè, qual è l'approccio rispetto a Ravenna? Come vi siete mossi nella stessa maniera? Oppure parlando di persone, di realtà, di organizzazioni, in qualche maniera, volta per volta andate a ridisegnare tutto il processo. E poi mi sa che prima ti avevo fatto una domanda, ma o mi è sfuggito o insomma non mi hai O non ho risposto. risposto rispetto ai risultati valutabili se ci sono stati risultati che sono valutabili e se li avete valutati in che modo. Allora, rispetto a come questo modello si può replicare, sì, si può replicare e l'abbiamo fatto, perché se l'approccio è laboratoriale, quindi l'obiettivo è di far lavorare mondo imprese su progetti di responsabilità sociale, il modello funziona. Ovvio che cambiano le imprese, quindi le persone che ci sono possono cambiare delle preferenze di temi, però un po' il modello, l'impianto è abbastanza simile. Modena molto strutturato, molti incontri, ma perché c'erano anche le risorse adeguate. Ravenna non c'è un centesimo, cioè da parte delle imprese si fanno meno incontri, 5 invece di 8, non ci sono i video, c'è meno anche raffinamento, si gira meno, però il cuore, cioè di scambiarsi prima delle pratiche, poi cercare di incrociare chi ha voglia di fare cose su quegli argomenti e di fare dei progetti, quello è abbastanza simile. Anzi, su Ravenna abbiamo introdotto una cosa nuova, che è quello accennavo stamattina, partenariati e progetti singoli. Quindi questa modifica c'è rispetto a Modena, proprio per venire incontro a quelli, come dicevi tu, se uno no, non trova tra i tanti argomenti che vengono proposti, un tema che gli interessa, fa fatica a fare una partnership, quindi lì abbiamo previsto questo. E poi vi faccio vedere anche Ravenna, così vedete un po' anche gli argomenti, però c'è continuità, insomma, si può replicare, perché poi i temi della responsabilità sociale sono quei 4-5, la parte interna, dipendenti, che poi lo chiami benessere dipendenti, conciliazione vita lavoro o welfare aziendale, insomma alla fine sono sinonimi per la stessa cosa, cioè cosa può fare un'impresa per fare stare meglio i suoi dipendenti, sia sul fronte qualità del lavoro, quindi il clima, sia sul suo percorso professionale di crescita, ma anche sul fronte come posso aiutare i familiari dei miei dipendenti, del mio dipendente. E da lì la questione degli asili, oppure, non so,
una famiglia che ha in casa piccolini e anziani, ha bisogno, chi viene a lavorare, che sia l'uomo o la donna, in testa devo andare a prendere il figlio alle 4 perché finisce la scuola, c'ho mia madre ottantenne che è in difficoltà, quindi la testa, la concentrazione quando sei sul lavoro c'è o non c'è. Allora, ovviamente l'impresa ha ragione in termini di produttività, di raggiungimento di obiettivi, e la ragionata da cui è nato il tema welfare è un po' questa, cioè di come posso fare in modo che la persona, il mio collaboratore, dipendente, quando in azienda è lì concentrato e gli tolgo dei pensieri, delle preoccupazioni in meno e cerco di aiutarlo sul fronte domestico. Allora, da lì è nata l'idea gli asili, perché le persone devono andare fuori prima, perché dovevano andare a prendere i figli prima che chiudesse l'asilo, e se sei in una riunione, c'è un progetto, cioè può capitare, scusate, vi saluto, devo andare via perché devo andare a prendere, oppure c'ho mia madre anziana, devo andare là. Allora, o ti organizzi tu, come avviene, ci arrangiamo tutti, i nonni per i bambini, se stanno bene i nonni. Se non hai i nonni e se i tuoi genitori stanno male, o prendi una badante, e se no è un casino, un problema. Allora il nuovo pacchetto o approcci dove l'impresa si fa un po' stato, cioè si fa un po' welfare, adesso sto dicendo una stupidaggine, si fa un po' stato, diciamo che prova a dare dei servizi di supporto. L'asilo è sul fronte bimbi piccoli, servizi di conciliazione vita e lavoro può essere poi declinato in vari modi, orario flessibile, tu hai bisogno dalle 4 alle 6 che devi portare un tuo genitore a fare una visita all'ASL, vai via, poi quelle ore lì le riprenderai, oppure cioè quindi con molta più flessibilità, oppure addirittura c'è anche chi si arriva a spingere a fornire quel servizio convenzionato, magari con una cooperativa sociale sul territorio, che dà quel servizio e magari pagato l'80% dalla ditta. La ditta fa un accordo, ha dei prezzi convenzionati e diventa anche interessante perché dice: io ho X persone tra il mio personale che ha problemi a casa con i genitori anziani. Se io ti affido la gestione di cura di questi servizi, che possono essere momentanei o invece proprio strutturati come servizi proprio alla persona, cura alla persona, facciamo un contratto di un anno, però io ho X dipendenti, quindi insomma riesci a contrattare su dei prezzi scontati, a differenza che se tu vai a cercare una badante, non so, ma girano dei prezzi che fanno paura, cioè molto, molto alti, no? Quindi l'impresa sociale o la cooperativa da un lato è contenta perché ha del lavoro in più che gli viene commissionato e su un mestiere che sa fare. Buonasera, benvenuta. E dall'altro il dipendente sa che può usufruire di un servizio che è di qualità perché è qualificato, dietro c'è una cooperativa che fa solo quello di mestiere, e in più l'impresa anche da un punto di vista fiscale può anche avere dei vantaggi, c'è un po' di deducibilità. Sul welfare aziendale lì forse ve ne hanno già parlato, giusto? Anche da un punto di vista fiscale? Ok, perfetto. Fin dove si può spingere un'azienda ad arrivare laddove non arriva lo Stato? C'era l'esempio dell'azienda che tutti conosciamo, che un po' tutti abbiamo imparato a conoscere con questo corso, che ha fatto cambiare addirittura l'orario di entrata dei bambini all'asilo, perché a scuola, perché dal lavoro a mezzo paese in cui lavora, diciamo. In quel caso si sostituisce completamente a parte importante dello Stato, cioè fin dove si spinge poi il welfare aziendale? In che senso? Ci sarebbe bisogno dell'azienda che chiede all'ente pubblico di modificare gli orari della scuola, e dovrebbe essere automatico che l'ente si adatti alle esigenze del territorio, a mio parere. Poi no, però questo esempio, l'esempio che ti dicevo ieri, dei tempi, delle conciliazioni da lavoro, appunto,
appunto dico, quando, fin dove si arriva, l'azienda poi sostituisce completamente lo Stato? Questa è una bella domanda aperta. Lì dipende da, viene da dire, dipende dalle convenienze per i vari attori. Sono convinto che se ci fossero molte più premialità, cioè incentivi fiscali da parte dello Stato, molte imprese spingerebbero di più a fare servizi di conciliazione. Invece le agevolazioni che ci sono sono molte poche, come vi hanno anche fatto vedere. C'è il testo unico, il TUIR, l'articolo 51, alcune voci sono deducibili, però non grandi cose come benefit. Ecco. Dall'altro c'era una legge, la legge 53, che è quella che ha permesso anche la nascita di asili aziendali, ma lì era proprio per pagare una quota dell'infrastruttura. Il problema è che l'asilo, quando l'hai fatto, poi lo devi gestire, quindi ci sono i costi fissi di gestione, la cucina, ma anche il progetto didattico. E poi molto spesso questi asili non sono proprio aziendali, 100% i figli dei dipendenti, è metà e metà, almeno dalle mie parti, in convenzione. Cioè l'azienda fa l'investimento dell'asilo su un suo terreno, il comune magari non fa pagare gli oneri di urbanizzazione e il comune provvede con le sue cuoche oppure con il personale docente. Quindi insomma, una parte ci manca quella, uno ci mette la struttura, il contenitore, e gli altri ci mettono invece il personale, e poi però fanno a metà dei posti disponibili, quindi diventa un asilo territoriale. Quindi metà posti figli dipendenti dell'azienda, metà per il territorio. E fin dove si spinge? Io conosco abbastanza bene il caso Tetra Pak, perché faceva parte del club, e loro si spingono a delle robe di questo genere. Non spaventatevi, perché dopo uno si avvilisce, perché ovviamente pensa alle piccole aziende. Vediamo questo. Vabbè, a parte la pubblicità. Ecco, questo è il loro asilo aziendale fatto in via edilizia. Ed è la prima iniziativa di un certo rilievo che hanno fatto a Modena. Quindi, teniamo conto, questa è una realtà internazionale dove si parla quasi solo inglese, a parte la reception, quindi c'è un via vai di gente da vari paesi del mondo. Quindi anche che si trasferisce a Modena, come dire, da un lato deve avere certi benefit di attrazione, perché poi magari si può discutere, ovviamente uno guarda qual è il salario, però se tu con un grande salario poi sei in mezzo al deserto, come dire, non è proprio sto massimo della vita, no? E non a caso chi va anche a fare lavori sulle piattaforme petrolifere per un sacco di soldi, però insomma non vede l'ora di tornare a casa, perché insomma è molto pesante. Ora, qui in ambito urbano, una multinazionale, come dire, è già un livello migliore, però molti stranieri, e quindi da un lato la necessità di fornire anche servizi di un certo tipo. Quindi da un lato l'asilo che hanno fatto con criteri di edilizia, un bus navetta sul fronte green. I dipendenti, invece di farli venire uno ad uno, cioè invece di, come in qualsiasi azienda, ognuno, scusate, sta andando un po' troppo, facciamo così, vado, invece di venire ognuno con la sua auto sul fronte ambientale, hanno cercato di organizzare un servizio di mobilità condivisa. Quindi prima hanno iniziato con pagando l'abbonamento. Metà abbonamento metteva l'azienda e metà come promozione l'azienda dei trasporti, e con questi due bus navette che tagliano la città est ovest nord sud, in modo da raccogliere in alcuni punti i dipendenti, e quindi vuol dire togliere parecchie macchine che vengono singolarmente.
Quindi questo sul fronte è green, è diventata una linea proprio, poi è una pista ciclabile per, e questa se l'è pagata proprio l'azienda, cioè ha pagato proprio l'infrastruttura. Poi promuovono parecchie attività di supporto anche al tempo libero, cioè c'è il gruppo arte, organizzano gite a, che ne so, alla Triennale di Milano, a Venezia, al Festival non so dove, a Roma. C'è il gruppo di solidarietà durante il terremoto che c'è stato dalle nostre parti, hanno raccolto fondi, sono andati a montare delle casette di legno, insomma, e tutto questo pagato col supporto dell'azienda. E così come anche c'è il gruppo sportivo, c'è il Family Day, cioè la giornata in cui è aperto ai familiari dei dipendenti, che poi c'è un'iniziativa, ecco, una delle altre nuove più recenti di questo, un po' degli ultimi anni, i bambini in azienda, cioè da soliti bimbi, cosa fai il lavoro, com'è il tuo mestiere, ma vieni e vedi per un giorno, vivi. Ovviamente non in officina, il problema è un po' questo, che è più che altro negli uffici. Quindi dopo ci sono dei sottogruppetti di dipendenti che, tra virgolette, a metà tra volontariato e interessi personali, si organizzano e fanno iniziative. Sul fronte ambiente fanno questa cosa che è abbastanza interessante, ovviamente da un lato vuol dire, hanno anche da farsi un po' perdonare, perché che abbiano fatto miglioramenti notevoli, di fatto il tetrabrick, come dire, polietilene, e anche ovviamente c'è una parte di legno, quindi alberi, e vabbè, adesso tirano giù un albero, il rapporto è un albero e quattro piantati, comunque insomma non è un'attività a impatto zero, in più hanno praticamente il monopolio a livello mondiale, quindi hanno da un lato cultura e valori di un certo tipo, che alcune cose le farebbero senza che nessuno glielo chieda, li sollecita, o campagne di informazione o di sensibilizzazione, lo fanno perché ci credono e alcune cose le fanno al di là di quanto viene a costare, altre cose invece le fanno perché c'è convenienza. L'asilo aziendale, credo che da un lato l'hanno fatto perché molti dipendenti o dipendenti avevano la necessità di non dover uscire prima, i permessi, uscire fuori, eccetera. Hanno detto, facciamo l'asilo qua. Il fatto anche della navetta di carpooling l'hanno fatto perché hanno un parcheggio che non è enorme e se ognuno viene con la sua macchina, i dipendenti, poi i clienti dovrebbero acquistare altri terreni da asfaltare, che è assurdo, durante il giorno macchine ferme, delle lamiere, la sera lande desolate, è un utilizzo poco intelligente del territorio, poco smart, poco in un'ottica di smart city, no? E quindi il ragionamento è facciamo in modo che i dipendenti vengano a lavorare insieme. Non li puoi obbligare, evidente, però puoi dare un po' di incentivo, come? Pagando metà l'abbonamento e che lo puoi usare anche su altri mezzi pubblici, magari durante il fine settimana. Quindi, insomma, come dire, non è che siano dei benefattori o la mutua, no? Che vuoi, io te lo do. No, non... casi Tetrapack, nel Tetrapack 1, Tetrapack 2 di mafia, nella vendita di macchinari per i prodotti Tetrapack, hanno fatto scuola, diciamo, il diritto internazionale, quindi devono farsi perdonare molte cose. Infatti, quindi anche su questo, attenzione, perché a volte vincono premi imprese, cioè che sono buone pratiche sicuramente da un punto di vista tecnico, di metodo, di approcci. Poi magari sembra l'altra faccia della medaglia, salta fuori che magari su alcune robe sono dei banditi. E questo in me non hai mai tutte le informazioni possibili per dire un profilo. Ad esempio c'è probabilmente alcune organizzazioni governative sulla Nike direbbero peste e corna. Su altri aspetti vai a vedere, hanno un bilancio di sostenibilità o l'approccio, le cose che fanno sul fronte stakeholder, se andiamo a vedere nel sito, robe cioè, veramente di un altro pianeta, talmente sono sofisticate, nuove, aperte, smart. Come valuti? Come a scuola, no? Su 8 materie, magari sono delle materie, sei dal 7 all'8 o 9, in alcune sei dal 4 al 5. Fai la media...
oppure basta che uno abbia preso due insufficienze e lo rimandi a settembre. Salve. E quindi non è facile quando ad esempio devi fare questo tipo di attività di premiare, a proposito di far emergere il territorio e la responsabilità, le pratiche che ci sono, più o meno innovative, perché un Tetra Pak è un caso a parte, così come altri grandi, però quando devi premiare non è facile, tu dai una scheda, te la compilano e ti devi fidare di quello che dicono, cioè non è che puoi mandare a soldare, James Bond, cioè, o fare degli auditing o i servizi segreti, certo puoi incrociare delle banche dati, no? Cioè l'INAIL, l'INPS paga a questa azienda i contributi, ha problemi con i sindacati, ha scandali, ha situazioni insomma di illegalità, questo un po' lo riesci a sapere, insomma, no? Che i telefoni USL sugli aspetti sociosanitari, telefoni all'INAIL, all'INPS, e vedi se questi pagano i contributi dei dipendenti, telefoni all'ARPA, all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente, e vedi sul punto di vista ambientale, volendo in questura, cioè hai, come dire, un quadro profilo se effettivamente è a posto oppure no. Poi però ti devi anche un po' fidare di quello che ti dicono, poi metti sotto l'amministratore si prende responsabilità di quanto dichiarato, in modo che così ci mette la faccia e se dice le bugie, c'è un conto di dire su un bilancio di sostenibilità fatto di 80 pagine, qualche dato lo puoi un po' tirare, no? Renderlo più positivo di quello che è, ma non puoi scrivere 80 pagine di balle, di bugie, perché qualsiasi stakeholder ormai... che sia il cittadino, il militante, l'organizzazione no profit internazionale, il ricercatore, il dottorando, l'associazione di categoria, il sindacalista va a vedere e ti dice a pagina 31 bugiardi avete detto questo mentre là state facendo il contrario, e vuol dire, come dire, perdere credibilità, non conviene più. E quindi anche sulle pubbliche relazioni adesso, e anzi sulla reportistica con il GRI che avete guardato, anche con chi è venuto prima, tutte quelle liste di indicatori, cioè non è tanto l'elenco, che devi dire sul sociale cosa faccio, gli stakeholder e per ognuno cosa faccio, sull'ambiente, rifiuti, acqua, energia, cosa faccio, e devi mettere dei dati, dei numeri. E quindi, come dire, c'è del lavoro dietro. Se hai voglia di raccontare bugie, non vai a dedicare così tanto tempo per raccogliere dati, che vuol dire coinvolgere il responsabile della sicurezza, qualità, ambiente, comunicazione, amministrazione, le sedi periferiche, cioè quello è tempo, raccogliere i dati, sistematizzarli, confrontarli, aggregarli, metterli nero su bianco, scriverli, come dire, è un lavoro impegnativo, quindi ci devi pensare bene, ecco, prima di raccontare delle bugie. E poi la tendenza adesso è anche di anche dire le cose negative, cioè qualcuno ha dovuto mettersi lì, abbiamo fatto i furbi, penitenza, e forse guadagni anche più credibilità. Invece molto spesso l'approccio è la difensiva, no? Non è vero, sono stati noi, sono i nostri fornitori, non lo sapevamo, questo l'ha detto l'Apple, la Nike, quindi, ma il problema qual è? Che per loro che sono produttori che vanno direttamente al consumatore, con grandi marchi dove spendono milionate e milionate di dollari di pubblicità, di marketing, è evidente che lì il consumatore fa la differenza e può spostare consumi, acquisti a un concorrente, e quindi lì devono stare molto attenti. Il grande problema è invece le aziende che fanno un rapporto, come viene chiamato, business to business, cioè fornitore che è in mezzo, che comunque, vuol dire, il consumatore finale come noi, se andiamo in negozio o meno, non sa quell'azienda dietro, per cui l'elemento pubblicità / reputazione sulla responsabilità sociale non è che lo coinvolge più tanto. Dopo lì è una questione valoriale, l'imprenditore ci crede, se ci crede lo fa,
senza pensare alla mia pubblicità, come mi vedranno il target dei consumatori, green eco chic o i green tristi, oppure lo fa perché ci crede o perché ha la convenienza, perché poi alla fine questa è la questione. Allora, come rendere pragmaticamente conveniente un'azione che però è, da un lato, mira a migliorare la gestione e anche la strategia di quell'azienda, che però mentre lo fa rende anche conveniente, crea valore sull'ambiente, sul sociale, che vuol dire dipendente del territorio. Però siamo ancora agli inizi, non è che siamo, cioè, a parte alcune realtà molto avanti, non è facile. Questi, cioè, queste robe qua non l'hanno fatte 50 anni fa qui a Modena, no? Della automatizzare i sensori, luci per risparmiare, riciclano quasi tutta l'acqua, impianto di cogenerazione, utilizzano materiali rinnovabili, sono andati anche da un punto di vista del loro, più che altro Modena sono forti sul benessere delle aziende, e qua usano, ecco, questi gli strumenti che forse ve ne hanno già parlato, no? Fanno periodicamente queste indagini su indagini di coinvolgimento dei dipendenti, cioè li vanno ad ascoltare, ci sono dei programmi professionali per ognuno, personalizzati. Tu entri qua, sei entrato 3 anni fa e ogni anno ti poni degli obiettivi professionali di miglioramento e c'hai una sorta di tutor che non è solo il responsabile delle risorse umane, uno un po' più anziano che ti accompagna anche a progredire e anche a vedere quali sono i tuoi punti di forza e le tue criticità, e su questo magari puoi far carriera sui tuoi punti di forza, che te, alla luce di tante esperienze, poi fanno job rotation, fanno anche un po' girare, e girano anche spesso, lì la mobilità c'è molto, stai, non so, 3 anni in Italia, 3 anni vai in Norvegia, 3 anni, che ne so, vai a Hong Kong, 2 anni in un altro posto, e tutto in funzione anche di non fare radicare un po' le persone. Ora, questo lo fanno tutte le multinazionali proprio per dare continuamente degli stimoli, poi lo si può leggere in maniera diversa, l'approccio ti spremo come il limone in tutte le salse, ti pago molto però ti faccio girare molto e mi aspetto molto, e poi c'è un'altra scuola di pensiero un po' come magari siamo più abituati noi, lì vicino per tutta la vita, dove magari conosciamo tutti, possiamo stare da Dio, oppure invece ci portiamo appresso per decenni e decenni cose che non vanno, e appunto c'è parecchia depressione, gente demotivata, pro e contro, cioè girare vuol dire più opportunità, più diversità, più stimoli, più dinamicità di pensiero, procedure, culture. Però non sai mai dove hai le radici, oppure tutte le volte ripartire, o comunque insomma tutte le volte sfida. In altri posti invece, o in altri modelli di concezione del lavoro o meno, e invece sei lì, anzi ti devi tenere stretto quello che c'hai lì, insomma. In tutto questo, in questo mondo di trasformazione, dobbiamo anche capire e anche spingere su quali sono delle nuove modalità. Loro, ecco, perché di solito bisogna prendere spunto dai più grandi, lascia perdere gli scandali che possono avere periodicamente, però fanno anche delle robe d'avanguardia, dove i più piccoli non partono mai, partono i più grandi. Di solito chi ha fatto più casini, chi ha avuto più scandali, sono anche quelli che proprio per doversi rinnovare, migliorare la loro reputazione, percezione, sono quelli che hanno messo in campo, in cantiere, delle nuove azioni. Quindi e loro stanno molto attenti su questa roba qui, quindi fanno parecchie indagini di ascolto periodico, focus group di approfondimento, strumenti per raccogliere nuove idee e poi piani personalizzati di attività e di, insomma, rispetto a, e di supporto dei dipendenti. E questo approccio conciliazione, work-life balance, è fatto di parecchie robe che andiamo a vedere. Sorti una domanda riguardo, certo, dicevi il fatto della reputazione, quanto vale il peso del, se sono una multinazionale o un'importanza internazionale come mercato, la mia immagine vale sicuramente di più rispetto a quella magari di un'azienda che lavora solo sul territorio, però a parità di peso, diciamo, quanto vale uno scandalo fuori per delle, e quindi quanto si deve poi riparare? Quanto vale invece uno scandalo prettamente italiano e si deve riparare quello scandalo con delle politiche di questo genere?
Sì, no, ma me la sono segnata. I risultati, la valutazione dei risultati, giusto? Sì, perché per me è fondamentale nel caso in cui ipoteticamente dovessimo proporci poi come possiamo proporre un pacchetto di servizi legati alla responsabilità sociale d'impresa, cercare di convincerli facendo leva poi su quelli che sono i risultati positivi. Sì. No, ci arrivo. Vabbè, in Italia se tu hai un paio di scandali, insomma, ci si dimentica in fretta, non è che ci sia una grande memoria, almeno da quello che mi sembra. Oppure alcune robe vengono perdonate, altre invece, cioè, ecco, passiamo da chi se ne frega all'estremo moralismo anche su delle cose minori. Chi ha un mercato internazionale, soprattutto di largo consumo, ci sta attento come? Perché vuol dire, cioè, se sul non so quanti adolescenti ci sono in India, però 1.300.000.000 di persone, metti che ci sono 400 milioni di adolescenti e che magari possono permettersi di comprare un paio di scarpe a ginnastica e possono scegliere tra Adidas, Nike o non so un'altra marca, e se una, ora sto facendo l'esempio, quello dell'India forse non è dei migliori, però che se fosse, non so, l'ambiente anglosassone e lì, insomma, dove il consumatore è un po' più critico, attento, e beh, come si fa la differenza? Se un'impresa se una di queste imprese grosse, la scarpa è bella, di design, fashion, tutto quello che vuoi, costa circa uguale, però quella che ha magari fatto una campagna social tramite i canali appunto sociali, oppure che ne so, ha sostenuto campagna sull'AIDS non so dove, oppure sul riciclo e recupero di, beh, è probabile che si sposta. Poi c'è anche la categoria di consumatori che non ne frega niente di qualsiasi cosa, c'è quello che guarda sul prezzo, quello che non guarda il prezzo, basta che gli piaccia, e c'è anche quello che guarda prezzo, profilo sociale ambientale, no? Il consumerismo critico, quindi varia a seconda dei consumatori, a seconda del mercato, mercati immaturi, consumatori molto attenti, acculturati, che si informano, fino ad arrivare a forme di boicottaggio, come è successo spesso. Beh sì, beh, di sicuro sia Apple sul fronte fornitori che Nike ha cambiato parecchio, cioè era un'area dove non presidiavano, facciamo fare in Cina, basta che ci diano entro quel giorno quel prodotto, là lavorano con me, insomma 12-13 ore al giorno, e l'importante è si porta il prodotto, l'assembliamo e poi dopo, ecco, Apple, l'iPhone. Dietro però, cioè, se uno dovesse fare il profilo sociale di questo oggetto, non lo so. E dopo, con lo scandalo di quell'azienda con 1.000.000 di dipendenti che fanno fatica a fare anche la pausa, molti suicidi eccetera, lì i media ci hanno guardato, primo atteggiamento difensivo, no, non è vero, non sapevamo, non conoscevamo, dopo effettivamente qualche problema c'è, andremo a controllare meglio, nuove procedure, migliore selezione dei nostri fornitori, audit periodici, e andiamo noi, anzi facciamo fare il controllo da un soggetto esterno, questo stanno facendo alcuni, cioè di siccome non vi fidate di noi che facciamo i nostri controlli, voi, cioè associazioni, organizzazioni no profit, può essere Oxfam, può essere Greenpeace, può essere insomma le grandi multinazionali no profit a livello mondiale, che stanno sul pezzo e controllano, vanno a verificare, intervistano i sindacati, il dipendente, insomma vanno dietro le quinte, fanno tirare fuori gli scandali o meno, quindi non gli basta il bilancio di sostenibilità, l'elenco delle iniziative di RSI dell'azienda, la multinazionale, allora l'azienda dice vabbè, non vi fidate di noi, anche se ci diamo da fare, lo facciamo fare da qualcun altro il controllo sulla filiera fornitore. Ecco, questo è successo con questi due grandi marchi importantissimi. È tutto quello in mezzo, uno dice le multinazionali, però le multinazionali non sono tantissime al mondo, e in più hanno i migliori strumenti che ci sono per fare le RSI, il problema è che fanno girare una valanga di soldi. Allora la questione è, questi hanno un sacco di soldi e sulle RSI non sono molto attaccabili, se non comunque voi continuate a vendere troppi prodotti, che troppi prodotti vogliono dire tutta una serie di impatti sociali, mentali, quello che è.
E in mezzo c'è un mondo invece di piccole e medie imprese sconosciute che fanno massa critica, anzi come impatti molto di più di alcune multinazionali, perché sulle multinazionali meno male c'è il controllo, le grandi ONG, gli enti di controllo internazionali, i sindacati a livello internazionale, ma le piccole e medie chi le controlla? È lì anche dove si gioca il grosso della responsabilità sociale. In Italia, dove il 95% delle imprese sono piccole e medie, è lì la grande sfida ed è anche forse più facile, perché una piccola e media impresa non andrà mai a fare il canale social sul bilancio online di sostenibilità o il dialogo non so cosa. Noi di multinazionali abbiamo poche: Fiat, l'ENI, con l'AGIP, la SNAM, la Pirelli, adesso non mi vengono in mente altre, però... sono poche, con un'azienda che un po' punta molto sul sociale, anche se non la chiama RSI, ma la chiama innovazione, social innovation, creativi, coraggiosi, è la Diesel, perché è un imprenditore molto creativo, vuol fare ancora il 68 anche se nel 2015 ha figli e 50 anni, però ci crede e ci mette parecchi soldi, ma punta anche a un target di consumatori, come dire che sono disposti a spendere anche 150 euro per un paio di jeans, a lui di sicuro non gli costano 150 euro, però poi ha una fondazione, sostiene delle start-up, cioè crea. Allora, valutare è sempre un po' rischioso, hai tutti gli elementi immaginabili e poi che pesi dai ai tuoi criteri quando vai a valutare. Quindi quando c'è appunto qual è l'azienda più socialmente responsabile, diventa difficile. Su alcune cose c'hai le cose più avanti, questi marchi del Made in Italy più famosi, Ferrari, Ducati, Maserati, Lamborghini, tra l'altro sono tutte dalle nostre parti dove c'è la meccanica e questi la crisi non la sentono, anzi continuano a vendere sempre di più, oppure la Barilla sull'agroalimentare. Se voi dite Italia all'estero pensano alla mafia e il mandolino, se voi dite questi marchi lì c'è quasi l'icona, cioè vengono, fanno un viaggio apposta per andare a visitare il museo della Ferrari o vedere dove è la fabbrica. Corrieri giapponesi arrivano a Modena, vanno a Maranello, che è un postaccio, cioè brutto, non c'è nient'altro, però vanno in giornata per vedere la fabbrica. Quindi Tetra Pak è un fornitore di questi marchi, però hanno vinto il miglior posto dove lavorare nel 2012 e anche l'anno scorso a livello europeo. Questo è il loro ambiente di lavoro, cioè di fatto è meccanica. Tetra Pak fa delle macchine per fare le scatole delle bibite, che sia latte o succhi di frutta, e vende in tutto il mondo queste macchine. E loro stanno adottando l'approccio trasparenza, co-working e un po' l'approccio che ha Google e anche Apple, cioè luoghi circolari dove è possibile. E grandi vetrate e modulabili, cioè gli uffici non sono lì per tutta la vita con quella parete, quella porticina, ogni ufficio, un tavolo, un armadio, una sedia e un computer a nido d'ape, no? Come la gran parte delle imprese, ma lì è appunto in mezzo un agorà con il prato, un altro posto, questo è più l'americana nella Silicon Valley, Google, così, dove c'è chi arriva a lavorare in ciabatte, chi ha i capelli lunghi, chi corti, chi l'orecchino, e nessuno dice nulla perché ti giudicano per il lavoro che sai fare. Da noi è un po' diverso, prima ti si guarda, ti si fa il check up, come sei vestito, come i capelli, dopo si guarda se sei capace o non capace, intelligente oppure no. È una questione anche culturale, dove le diversità da noi, insomma, o c'è la divisa o le divise, per cui una scarpa è di sinistra, una scarpa è di destra, siamo a questi livelli paranoici. Là invece è molto diverso, cioè là, poi a Modena, qui in Italia, però un'azienda, una cultura imprenditoriale svedese, ma che sarà un po' l'andazzo in generale di rendere tutto modulabile. Poi uno può essere d'accordo o no su questi cambiamenti dove troppo dinamici, cioè ci lamentiamo a volte che è tutto troppo statico, poi quando è troppo dinamico però anche lì non è facile. Però loro partono questo presupposto: la creatività succede, si accende quando le persone si incontrano. Quindi come fare? Riduciamo il più possibile le pareti
e quindi gli uffici devono essere molto più interscambiabili. Quindi se tu sei in un posto che vai a fare una riunione e poi ti sposti in un'altra parte e fai due chiacchiere con un altro, c'è un tavolo, vi mettete lì a scrivere. Non è che no, aspetta, io torno di là, tu torni di là, torni di là. Quindi ecco, la trasparenza, che vuol dire anche non solo logistica, ma anche miglior clima, c'è più luce naturale, quindi maggiore benessere, posti interscambiabili, dentro l'azienda è super pulita, anche se è un'officina, comunque di fatto è ancora un'officina meccanica. E questo lavoro non è che, come dire, presuppone solo una questione di soldi. Dicevo, stamattina in quel lì a Modena sono due persone che seguono, quindi non uno staff di 20 persone. Quindi è una questione di avere chiari gli obiettivi di una politica di imprese di un certo tipo. Loro puntano molto sulla fiducia, l'ascolto. Come lo fanno? Questionari, focus group, hanno anche il counselor, lo psicologo, la raccolta di idee. E non è che è tutto rose e fiori, c'è anche gente che fa ricorso ai sindacati o meno, però hanno degli ottimi rapporti con i sindacati e cercano di spingere sempre di più l'asticella in un nuovo modelli organizzativi, però vogliono che tu raggiungi gli obiettivi. Ad esempio, loro concedono a Modena fino a 40% delle ore da contratto di lavoro che devi fare, le puoi fare anche da casa, può essere in bagno, in giardino, in montagna, al mare, fino a 40% puoi farlo, però anche qua, diciamo la verità, non chi è in officina, chi è negli uffici, chi fa progettazione, statistico, amministrazione. Poi però tu devi raggiungere certi obiettivi, che poi tu lo faccia, se stai 8 ore in un posto, ma c'hai la testa che pensi all'amante, o all'amorosa, o all'anziano, o a tuo figlio, ovviamente non produci molto, anche se sei lì 10 ore. Se sei invece in un posto dove ti trovi meglio, stai meglio, non hai degli altri pensieri, oddio, alle 4 devo uscire, devo andare là, poi dopo devo portare là, e tutto questo ovviamente va a inficiare la qualità del lavoro. Loro parlano presupposto: uno, per lavorare meglio deve stare sereno, per stare sereno deve essere in un posto tranquillo dove si concentra. Poi ci sono i momenti di riunione, bisogna farli dal vivo, altre cose può fare telelavoro, altre cose non si può fare telelavoro, se si ha, devi gestire una macchina, un impianto, devi essere lì, puoi fare un po' di automazione, ma più di tanto non lo puoi fare. Quindi è molto coraggiosa sta roba qua, no? Lavorare da casa, telefoni, e quindi si basa molto su che cosa? Sulla fiducia, e questa però non è che te la crei, e loro usano questo slogan, non è, il lavoro non è uno stato dell'essere, è uno stato dell'essere, non un luogo. Molti imprenditori farebbero una bella risata di fronte a questa roba qui, no? Cioè, nella filiera agroalimentare, cioè, il dipendente o c'è o non c'è, perché sennò i pomodori, le mele, chi le raccoglie? Quindi distinguiamo, ecco, io ho fatto questo esempio per farvi vedere fin dove si può spingere la responsabilità sociale d'impresa. Poi dopo c'è la realtà delle singole regioni, dei singoli luoghi. Però è probabile, prima o tardi, anche in alcune filiere dove magari dove è più difficile fare sperimentazioni sociali, dove si sperimenteranno cose un po' più in una certa direzione, che tra virgolette ecco, in ottica di welfare cosa fanno? C'hanno l'asilo, la scuola internazionale, il bus navetta per il carpooling, la palestra, la zona ricreativa con il biliardino, e poi ecco, questo invece è, da un punto di vista integrativo, hanno la pensione integrativa, stai chiudendo la palpebra, e hanno, fanno, non so, il lavoro estivo per i figli dei dipendenti, in modo che così imparano a essere fedeli alla casa madre. Il programma per i parenti, hanno la giornata della famiglia. Ora, tutte queste robe qui non potrebbero essere fatte anche in qualche azienda che non ha tutte queste risorse? Vuol dire, una piccola impresa del club aveva una stanza e nelle 2 ore di pausa il titolare diceva: questi invece stanno a parlare solo di calcio, cosa ha fatto il Bari o il Lecce, mettiamo lì un paio di riviste, un biliardino, un tavolo ping pong, una stanza che era vuota, e già questo
da lì hanno fatto il torneo, da lì, come dire, hanno messo dei premi, insomma, oppure uno scaffale, metti un paio di libri, mentre uno in attesa anche lì può, come dire, fare qualcosa di diverso. Allora, a volte sono anche piccole cose che non hanno particolari costi. È ovvio che invece la pensione integrativa, questo è un'altra roba, pagare le rimborsare tutte le visite mediche non se lo possono permettere molti. Però in altri casi di aziende, ad esempio l'anticipo del TFR, è possibile un contributo alle spese degli acquisti dei libri dei figli, questo lo fanno altre aziende non famose, non multinazionali. Fare la giornata aperta alla famiglia, ma lo può fare anche l'azienda agricola qua di Brindisi, anzi c'è già la famiglia, però se magari degli altri del vicinato può organizzare una, e lì non è una questione di soldi, è una questione organizzativa e anche di, come dire, di come potrei dire, ma perché devo chiamare gente in casa mia? No. Ecco, in una guarda, l'esempio dell'agroalimentare, che comunque è importante, potrebbe esserci, ecco, in una rete di imprese dove c'hai l'azienda dei servizi che ne fa parte, ma un'azienda agricola, e si gira, cioè chi ha sempre fatto solo il ragioniere va in azienda e va a vedere cosa vuol dire nel 2015 gestire un'azienda agricola che so, in modo biologico oppure insomma in altro modo. Viceversa, l'agricoltore o il titolare dell'azienda agricola va a vedere cosa vuol dire invece fare progettazione, che non è solo burocrazia, magari ci sono anche altre cose che possono essere utili. Questo è, come strumento, il sito che ha messo in piedi Tetra Pak per i suoi dipendenti, addirittura online, cioè un portale interno con diverse attività, servizi, da servizi di salvatempo, servizi di mobilità, come avevo detto lì sul green, servizi di cura, badante, babysitter, ma anche, non hai voglia di fare le pulizie a casa tua? Sei single? Vuoi dedicare il tempo in un altro modo? Boh, c'è qualcuno che lo può fare. Non hai voglia di fare la lavatrice? Di stirare? Te porta la roba sporca in azienda e ci pensa qualcuno a fare questo servizio. Il giorno dopo, due giorni dopo, ti porti a casa la roba stirata. Oppure, non so, pacchi postali. Uno compra in rete, tende sempre a comprare più cose in rete. Il corriere ti dice che arriva in pomeriggio, invece magari non è il stesso giorno, allora dopo devi con la cartolina andare in posta e perdi, parcheggiare, perdere il tempo, in coda, eccetera, e se no avvia una mezza giornata di qualità della vita. Allora fai arrivare il tuo acquisto in azienda e tu quando esci c'hai il tuo pacco che hai comprato. Allora, alcune cose sono sofisticate, altre cose invece di semplice buonsenso, solo organizzativa. E la gran parte delle imprese ha una stanzetta sgabuzzino dove butta le varie robe, no? Oppure la spesa pronta, un'altra cosa, per la spesa minuta, la spesa grande uno se la fa ovviamente con più cura, ma il litro di latte, due fette di salame o insomma la spesa minuta d'emergenza, anche lì esci dopo 8 ore, 9 ore, esci fuori la macchina, tutti escono fuori nello stesso momento, strade intasate, devi andare nel parcheggio e gira e gira prima di trovare, e se ne va via un'altra ora, poi vai dentro, ti metti in coda alla cassa un'altra mezz'ora, esci fuori, il traffico 2 ore al giorno per comprare, che ne so, poche robe. Se tu ordini online quello che ti serve e l'azienda fa un accordo con un paio di aziende agricole e puoi avere la tua spesa pronta, quando esci hai già la tua sportina, il tuo scontrino, paghi e te ne vai a casa, e quelle 2 orette che avresti perso girando come una trottola vai in palestra, vai dall'amante, fai qualsiasi altra cosa. Come dire, sono veramente, la creatività si spinge veramente a dei livelli notevoli in termini di servizi, però perché lo fanno? No? Uno potrebbe chiedersi, perché hanno convenienza, perché se trattano meglio i loro dipendenti lavorano meglio, producono di più, più idee, più prodotti, più servizi, più efficacia, e via andare.
visto con Diego Facello che collabora con Muoversi, di fiscalizzazione dei servizi che offrono invece dell'aumento in busta paga, quindi esatto. C'è un risparmio anche economico. C'è anche quello. Poi ci sono attività che sono una rimessa, altre invece che sono un vantaggio, quindi vanno un po' a compensarsi. Questo è perché se uno guarda solo quanto tiro fuori, quanto mi ritorna, cioè può anche evitare, oppure vede i risultati nel lungo termine, cioè la reputazione non è che la misuri a chili, cioè la puoi misurare come indicatore a seguito di una certa campagna, quanto sono aumentate le vendite, ma questo lo può fare la Ferrero, i prodotti di largo consumo nell'alimentare, nei servizi un po' fatica, cioè magari ecco la continuità di chi ti continua a dare degli incarichi oppure che ti chiedono di spingere su nuovi servizi, allora vuol dire che lì, come dire, la tua reputazione è cresciuta, sei un fornitore affidabile e vogliono continuare a collaborare. Però non è sempre semplice, non è, ecco, per cominciare a rispondere alla tua domanda sulla valutazione, non è, qua c'è molta roba sulla responsabilità sociale, c'è un filone di tangibilità delle cose, le misuri, quanti chili meno di rifiuti, quanti energia, kilowatt in meno, e lì ci sono le bollette, le misuri, e vedi da prima di un intervento a dopo un intervento. Ci sono altre attività come lo sviluppo di competenze, il clima interno di lavoro, la reputazione, che sono non sempre facili da misurare quantitativamente. Però la domanda è, nelle parole delle aziende di Modena, voi avete strutturato un sistema di valutazione anche qualitativa, non quantitativa, di sì. Risultati, e poi rispetto a questi servizi, il fatto che ci siano aziende differenti che hanno prodotti differenti può essere utile per quanto riguarda la strutturazione di questi servizi, nel senso di scambio di servizi a prezzi vantaggiosi rispetto sì. Al welfare aziendale, se c'è un'assicurazione all'interno del club delle aziende di Modena e dall'altra parte c'è, non lo so, l'agricoltore, l'azienda agroalimentare. Mettere in connessione imprese di mondi differenti significa poter portare un vantaggio ai lavoratori rispetto a questo pacchetto di servizi welfare. Allora, la valutazione dentro al club abbiamo sempre fatto ogni anno tre livelli: un questionario anonimo, una valutazione di gruppo dal vivo, cioè quindi ognuno te che dici, com'è andata, cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, e poi un terzo livello fatto invece con le associazioni imprenditoriali. E adesso ti faccio vedere i dati. E, mentre invece sullo scambio ci torno dopo, perché questa è una roba interessante e nuova, dove a Ravenna stiamo provando a farlo, una sorta di convenzione tra più imprese, convenzionati con vari soggetti, imprese sociali, cooperative, per fornire servizi, dei benefit ai dipendenti. Però non è facile. Vedi, Tetra Pak, loro, essendo partiti prima, qualche anno fa, hanno curato, attivato tutte delle convenzioni con un gruppo di artigiani, un gruppo di idraulici. Ti si rompe un tubo la domenica, che fai? Se chiami l'idraulico ti prende 80 euro solo per risponderti. Invece, se sei convenzionato, il teatro poi dice: cari artigiani, io ho 1000 dipendenti, metti anche solo il 5%, gli si rompi il tubo, sono decine di dipendenti, bisogna che mi fai, quanta è la tua tariffa? La metà. Bisogna che mi fai, perché ci guadagni lo stesso, perché potenzialmente hai più soggetti. L'artigiano dice: beh, insomma, da uno che li prendo molto, ne ho tanti, li prendo meno, ma alla fine ne ho di più. Quindi convenienza per l'impresa, convenienza per il fornitore di servizi e anche per il dipendente, che può come dire, risolvere un problema a un prezzo più sostenibile. Questa è un po' la triade che bisogna creare, le convenienze reciproche tra il dipendente, l'azienda, il fornitore e anche, tra virgolette, la pubblica amministrazione. Cioè queste quattro famiglie di stakeholder bisogna che si vengano incontro in termini di convenienze e premialità. La pubblica amministrazione può dare dei premi, come dei bandi di acquisto
nei suoi acquisti può mettere criteri premianti per le aziende che fanno il bilancio, che hanno la certificazione, che fanno servizi di conciliazione vita-lavoro, e fatto 100 il punteggio, dove magari il prezzo più basso è 50 punti, intanto riduci la questione prezzo, perché sennò non se ne uscirà mai, perché sennò vengono sempre quelli che fanno i prezzi stracciati, ma spesso falliscono, sono delle scatole vuote e sicuramente poco sostenibili. E dall'altro alzi i punteggi invece dei profili di RSI. Allora li vedresti dopo le imprese, pur di vincere quella gara, si impegnano a fare un po' di più responsabilità sociale, quantomeno a prenderla più in considerazione. Quindi il ruolo della pubblica amministrazione è fondamentale, perché è il più grande acquirente in Italia. A livello europeo è quantificato nel 16% del PIL il valore degli acquisti della pubblica amministrazione, cioè il più grande buyer acquirente che esista, e quindi può da un lato aiutare delle filiere economiche, quindi di processi produttivi e di prodotti antichi poco, oppure nuovi innovativi, e quindi aiutare la responsabilità sociale. Le imprese devono anche cogliere ovviamente queste disponibilità, e poi molto il ruolo anche del cittadino consumatore responsabile, che premia quelle aziende acquistando i loro prodotti perché c'è anche un valore aggiunto sociale ambientale, come lo fa sapere tramite le certificazioni marche ambientali e sociali, o andandosi a leggere il bilancio, perché quasi nessuno ha a leggere i bilanci, però puoi vedere il sito, puoi vedere le iniziative che fanno, le campagne che fanno, che tipo di sostegno danno al territorio. E tra, anche domani vi faccio vedere degli esempi, volontari per un giorno, community day, esperienze di partenariato, anche piccole cose, e questo rimane un po' impresso. E anche soprattutto il mondo no profit può aiutare a, insomma, i tre mondi, a coinvolgere più i cittadini sul tema in termini informativi e formativi, e anche premiare quelle associazioni che fanno progetti in partenariato. Il premio delle migliori pratiche profit e no profit a Brindisi. Si bussa alla porta alla Camera di Commercio, al forum terzo settore, e si dice: siamo sei, vogliamo fare queste iniziative per far emergere le migliori pratiche coerenti con gli indirizzi di responsabilità sociale dell'Unione Europea. Vogliamo premiare le prime cinque. Ci state come partner istituzionali? Beh, insomma, vi devono argomentare bene, ecco, i motivi per cui non dovrebbero sostenerlo. Cioè, in Europa 2020 c'è Horizon, anche lì il tema sostenibilità, competitività responsabile. Sul territorio, guardate, se non è stata ancora fatta un'iniziativa di questo genere, se non è stata fatta, un elemento di novità. E fare un'indagine conoscitiva, un premio, non è complicato. È un questionario, una scheda, momento di raccolta, dare un po' di parametri e poi fare una pubblicazione, un repertorio. Lo metti sul sito, fai un convegno, comunicato stampa, e se ne parla, ci sono numeri. Ecco, dopo cosa scatta? Che dopo saltano fuori tutti dal cespuglio, nel senso che molto spesso appunto è responsabilità sociale inconscia, gente che lo fa ma che non la racconta. Nel momento in cui vai a raccontare un caso e magari viene premiato o c'è un articolo, allora gli scattano tutti, saltano fuori, anche noi facciamo queste cose, perché non ci avete coinvolto, perché non ce l'avete chiesto anche noi? Ecco, bene, non lo sapevamo, adesso lo sappiamo, la prossima volta ti fai vivo e partecipi al bando, e così puoi essere premiato. A Modena abbiamo fatto un po' così, prima di partire col club abbiamo fatto 5 anni di campagna per far emergere questi giacimenti di responsabilità sociale inconscia. Era una roba l'anno, un convegno, i giornali, le TV ne parlavano, un repertorio, un opuscolo, e però ogni anno c'era almeno una trentina, quarantina di storie, alcune banali, alcune invece molto innovative. Da lì abbiamo detto basta, finita la stagione delle pratiche di RSI inconscia da premiare, passiamo invece a nuovi progetti, alla progettazione. Ora da lì è nata l'idea del laboratorio, che ha imprese piccolissime ma anche grandi che arrivano a fino a tutti questi lavori, addirittura ti pagano la bolletta, ti prenotano il biglietto per il teatro, la consegna dei pacchi, eccetera, eccetera.
Da Tetra, da tutti questi servizi che partono da un grande, hanno insegnato nel club ad altre imprese più piccole come provare a cimentarsi anche loro su questi tipi di servizi, dandogli i nomi e i cognomi dei fornitori, le copie delle convenzioni tipo, e questo ha aiutato parecchio. Cioè non parti da zero, ma parti da chi è già partito. Ecco, questo è di nuovo un altro concetto chiave che dicevo prima di pranzo, l'approccio peer-to-peer, cioè aziende che fanno da consulente ad altre aziende. Cose che raramente capita, e questo può essere un po' problematico per i consulenti tipo noi, oppure forse voi. Però c'è spazio per tante cose. Quindi questa è una campagna di comunicazione interna sul, su come promuovere il viaggio in carpooling, quindi anche cose, e ripeto, con poche persone, con non tantissime. Però si rivolgono a un determinato, cioè per esempio se penso a Mindcamp, si rivolgono alle persone. Bello questo microfono. Si riferiscono comunque a delle persone con un certo status, già, no? Se penso a Mindcamp, sicuramente qualcuno che ha viaggiato, che sta a Londra, che... sai anche cosa consiste, diciamo, no? Sì, questo è un po' il, la questione. Che il rischio è che ne beneficiano chi è già portatore di, come dire, di certi già risorse, no? Perché ha girato, perché comunque ha già certe abitudini e quindi ne apprezza anzi ancora di più, e gli vengono dati dei prezzi stracciati. Ora non è sempre così, perché anche loro ci stanno attenti proprio per non fare differenza anche interne, cioè a livelli di quadri, manager o funzionari, perché la gran parte dei pacchetti sono per tutti, da chi è in reparto produzione al responsabile marketing o responsabile risorse umane. Poi c'è chi coglie di più alcuni servizi, chi meno, perché poi c'è anche quello, altri paradossi e imparadossi. Se l'azienda non fa nulla, ah, guarda, brutta e cattiva, non fa nulla, è antica. Se fa, no, non li usiamo perché ci vuole poi fregare, perché poi nel prossimo contratto industriale ci dirà, oh, io vi ho già dato, quindi non vi do più, e quindi non possiamo fare la nostra rivendicazione o richiesta. Per cui, come dire, non è anche facile, poi saltano fuori le tante contraddizioni di ognuno di noi. Arrivo finalmente alle valutazioni. Allora, questo è il documento che poi vi giro, dei 5 anni, dove abbiamo messo in fila un po' tutte le attività. E abbiamo, ecco, sono 87 le imprese dal 2009 al 2013 che sono state coinvolte. Ora, più di così non riesco a farvelo vedere, oppure ci proviamo, anche se... Sì. Quindi vedete i settori, metalmeccanica, grafica, multi utility, servizi, cooperative. Questo è, ad esempio, è uno studio, c'è una persona. Qua vedete i dipendenti, più di 50, da 11 a 50, più di 50, meno di 10. Quindi c'è un po' un misto, poi nomi e cognomi delle persone, uomini, donne, giovani, meno giovani. Abbiamo il biomedicale, il settore bancario, il tessile, le costruzioni, associazioni di commercio, associazioni per l'inclusione sociale, COP, insomma, quindi veramente una gamma varietà di imprese molto diverse, banche locali, questo qua è un bar come quello potrebbe essere qua di fronte, veniva il club, ha organizzato eventi in ottica di RSI tra prodotti di filiera corta, chiamando, organizzando una serata proprio sui temi della sostenibilità, piccola iniziativa che un qualsiasi locale può fare, una cosa seria abbinata, che ne so, a un aperitivo, cioè un momento di seriosità in un contesto informale, e lì, come dire, tirerà fuori 4 bottiglie di prosecco in più, quindi non è questo grande investimento, però può fare anche altre cose, dire, ecco, io vendo solo prodotti di filiera corta o di tipicità locali, mi impegno davvero a chi è sotto i 18 anni di non dargli da bere,
uso stoviglie o materiali in carta riciclata, anche piccole cose che ormai dovrebbero essere quasi, come dire, automatiche, no? Però se le metti in fila e fa una locandina e la appiccica al muro, c'è già quella, poi magari la gran parte dei clienti, cioè, non ci fa caso, però basta anche che un paio di clienti oppure un giornalista passi di lì e vede sta roba, dice, toh, questa non l'ho mai vista in altri locali di Brindisi, e quindi, come dire, lo associa, gli rimane impresso ed è un elemento di reputazione. Guarda, quel posto lì è simpatico e carino, e in più hanno anche questo stile. E se ne metti 4 o 5, può diventare una rete di locali, di ambient sostenibile o altro. E anche questo è un po' fare rete, e poi dopo scatta quella competitività sana e creativa, cioè dove uno ogni anno aggiunge una roba in più. Fai, non so, una serata di mini video sui temi green oppure social, chiami una impresa sociale a raccontare una bella storia di inclusione sociale, insomma, quindi poi cioè dopo veramente spazio alla creatività nella responsabilità sociale, sono cose dove hai bisogno di budget con dei soldi molto strutturati, e dall'altro però c'è questa fortuna che puoi addentrarti nel tema da diverse prospettive: ambiente, dipendenti, territorio, fornitori, con cose piccole e grandi. L'importante è non raccontare balle, essere trasparenti, chiari e mostrare quello che fai scrivendolo, pubblicizzandolo bene. Una locandina, un opuscolo, lo metti sul sito, lo lanci, lo posti su Facebook, e mettendolo in fila fai una al mese. Alla fine dell'anno sono 12 iniziative, può diventare già un piccolo mini bilancio. Poi come sei potreste aiutare, sera? Potreste aiutare le imprese a accorpare, a mettere in fila le loro iniziative. Allora, qui era per farvi vedere l'ampia gamma di soggetti molto diversi che in questi 5 anni hanno partecipato. E guardiamo anche i settori e la dimensione, quindi i settori almeno una quindicina, c'è anche una squadra di pallavolo, per dire, l'associazione sportiva, quindi voi dite che c'entra? C'entra, è venuta, ha fatto cose, ha ascoltato, si è formata, è cresciuta, ha capito di più. Quando sono venuti hanno detto, noi non ne sappiamo nulla, però il tema sociale, responsabilità ci interessa. Sono venute agli 8 incontri annuali, sono andati dentro le aziende che non c'erano mai andate, quindi insomma proprio formazione sul campo, per esperienze dirette, non per leggere documenti, strategie. E pochi mesi fa, per i campionati del mondo di pallavolo femminili, una delle sedi era Modena. Durante quell'evento a Modena hanno fatto un loro appuntamento come associazione pallavolistica, chiamando tutti i loro ex associati e nuovi a parlare appunto dello sport, l'etica e la responsabilità sociale. Quindi si sono posizionati, sono adesso il club, me l'ho scordato di ieri stamattina, dopo 5 anni come partnership privata, scusate, pubblico-privata, il comune, la Camera di Commercio e le 5 associazioni in categorie, si è costituito in un'associazione culturale. Quindi hanno fatto il passo al contrario, cioè dall'associazione andare a bussare alla porta al pubblico, all'associazione di categorie o al comune, alla provincia, alla regione, e lì invece hanno detto basta, non vogliamo più sapere il comune, il Camera di Commercio, l'associazione di categorie, ci costituiamo come associazione e camminiamo con le nostre gambe, anche perché comunque prima erano loro i principali azionisti che mettevano più soldi e si autofinanziano, ogni anno tirano fuori una quota a seconda della dimensione e definiscono un programma di lavoro. Vedete la divisione grandi, medie, piccole, quindi vedete che dopo le grandi a seguire sono le piccole imprese. Questa è un po' la loro appartenenza per associazioni imprenditoriali. La gran parte è Confindustria, poi Lega Coop, Confcooperative e poi CNA e l'APAM. E questa è anche la composizione geografica da dove vengono. Quindi la gran parte di Modena erano,
Carpi, Miran, la Bassa Modenese, ma anche insomma vari distretti, anche se magari numeri molto più piccolini. Quindi, per riassumere, qui dire, 8 incontri annuali, vengono date schede di lavoro informativo ogni incontro, in modo da fare delle dispensine che crescono man mano. Si parte all'inizio dell'anno da quali sono i miei bisogni, cosa voglio fare, matching, cerco, offro, e poi suddivisione, gruppi di lavoro e incontro dopo incontro, momento informativo, visite, qualche indagine abbiamo fatto, il report dopo ogni incontro e forum di rendicontazione finale. Le tecniche che abbiamo usato nel mondo delle imprese, che anni fa era impensabile usare, ma anche solo un post-it, se non un post-it dice no, questa è una roba da studentelli, eccetera. Ecco, invece l'hanno usato, abbiamo fatto sessioni di brainstorming, di bar camp, di work café, indagini, focus group, adattamenti, quadro logico, quindi abbiamo usato almeno 6-7 metodologie codificate di partecipazione, alcune in fase di brainstorming, alcune in fase più di analisi e approfondimento, alcune più in fase di progettazione. Abbiamo fatto anche un mini master su 5 pomeriggi. Questi sono un po' i risultati da un punto di vista della partecipazione. Allora, uno l'ho detto prima, la diversità dei settori, quindi questo credo che sia molto importante. Secondo criterio, la diversità di dimensioni, piccole, medie e grandi. Terzo criterio, la diversità di settori economici rappresentati, e poi ovviamente la quantità, che però nella logica del laboratorio non è tanto, più siamo bravi, perché dopo diventa un caos, ma qual è la percentuale tra il numero di quelli che vengono e che lavorano effettivamente? Perché tu puoi avere anche 100 imprese che aderiscono, se ne fa viva la metà, di quella metà ce ne sono un terzo che lavorano e gli altri stanno a chiacchierare nei corridoi, non è un gran laboratorio, ecco, diventa più a metà tra il convegno e il corso di formazione, dove, come dire, c'è un po' di network, ogni tanto si va a origliare, poi si torna fuori, invece il laboratorio, cioè, è abbastanza intenso, si inizia alle 2:30, si finisce alle 7 e ci sono sessioni distinte. Vi faccio vedere l'ultimo schemino sul metodo. Questa è un po' la partecipazione in termini di frequenza. Siamo partiti con 27 imprese, e siamo quasi raddoppiati l'anno dopo, stabiliti il terzo anno, quasi a 60 nel 2012, poi nell'ultimo anno invece lì siamo calati. E dall'anno 2014 è un anno di transizione, perché da club si è passati associazione, quindi chi ci sta, chi non ci sta, il notaio, eccetera, e hanno presentato nei giorni scorsi l'associazione. Quindi noi abbiamo ideato, progettato il percorso, accompagnato per 5 anni. Adesso l'associazione, come dire, è adulta, cammina con le proprie gambe. È probabile forse che ci chiedono di continuare ad aiutarli, non solo noi ma anche altri, però insomma è stata una bella storiella. 20 temi di RSI abbiamo toccato: welfare, aspettative dipendenti, imprese, culture, sport, imprese giovani, tutto il tema green, prodotti e processi, welfare territoriale, gestione di crisi, investimenti responsabili, gioco d'azzardo, l'imprenditoria femminile, CSR, pari opportunità, imprese scuola, la filiera, fornitori, la rendicontazione. Si è sperimentato anche un gruppo di lavoro sugli indicatori per 3 anni, degli indicatori aggregati. E quindi insomma è stato, ecco, queste sono le immagini, un po' l'album di tutti questi incontri. Vedete, le sigle sono i loghi marchi delle imprese che ci hanno ospitato. Questa ad esempio addirittura ha la sauna e la palestra. Qua l'abbiamo fatto in un giardino di un'azienda, quindi vedete lavagne e fogli mobili, le matrici dove si attaccavano un po' i post-it, questo è in casa Tetra Pak, qua invece un'altra azienda del meccanico, qui Nordic Conad, qua invece in una discoteca di Modena, e qui un'altra azienda del meccanico, poi c'è chi ci ha ospitato più di una volta. Qui invece in un altro luogo, qua la COP, insomma
in tanti posti vedete sessioni plenarie, sessioni di gruppi. Ho visto un errore tremendo, ma pazienza, ormai siamo andati, è uscito. Era, che è una multi-utility gestione rifiuti, siamo andati in visita a Ivrea, ecco qua, il primo open space degli anni 20 o 30 a Ivrea, stabilimento dell'Olivetti. Quindi grandi vetrate, quando a quel tempo tutto era il mattone, finestre piccole, perché per Olivetti era importante che chi era lì vedesse dalle finestre i propri campi, le proprie bestie. Qua siamo andati a casa di un'imprenditrice che ci ha ospitato nel suo spazio cortile e poi abbiamo mangiato. Poi ovviamente c'è sempre anche il momento conviviale, no? Perché poi sì, ok, robe serie, ma ci diamo il giusto tempo, poi dopo si mangia e si beve e quella è la cosa. Arrivo alle valutazioni, scorrevo l'album e boh, qua abbiamo finito, ecco qui dopo i progetti, i numeri. Com'è? Le aziende che hanno ospitato dopo quelli con la sala, capito? No, perché pensavo rispetto alla domanda che faceva prima Davide, no, sulla replicabilità del modello, e tu hai detto sì, il modello è replicabile, no? Chiaramente il cuore del modello diventa replicabile. Ora stavo pensando un attimo alla realtà pugliese, in particolare alla zona della Capitanata, no? La zona della Capitanata dove prima di tutto grandi imprese non ce ne sono, la maggior parte di quelle che ci sono a conduzione familiare, però in particolare mi è venuta mi sono venuti dei flash rispetto a tutta la questione dell'agroalimentare, soprattutto di quello che anche l'internazionale ha definito l'oro rosso, no? Della questione anche dell'azione che la stessa regione Puglia ha fatto rispetto al problema del lavoro nero, caporalato, che quello di cui si sono resi conto che non è il fatto del ghetto, ma la questione sta nelle imprese agricole che producono pomodori, no? E di come abbiano tentato, ad esempio, l'azione della regione che è fallita, perché chiaramente è fallita, il bollino etico delle imprese agricole che mettevano a disposizione questa lista per i lavoratori, eccetera, eccetera. Allora io mi domando una cosa, chiaramente calato e declinato in una realtà come può essere quella, potrebbe in qualche modo funzionare per quanto riguarda la questione dell'oro rosso un modello del genere, soprattutto con le imprese agricole, e in quel caso poi si toccherebbero tantissimi livelli della questione, l'impatto sociale del lavoro nero, gli immigrati, i ghetti e anche la stessa produzione del pomodoro che si è, non lo so, potrebbe essere, no. Che dico? Sì, sì e no, nel senso che secondo me sì, forse non so perché sono abbastanza ottimista, nel senso che però fatte le dovute distinzioni, lì c'erano soldi, imprese già in un contesto dove la collaborazione è abbastanza diffusa, però nessuno regala niente, né come tempo, cioè se i temi non erano interessanti, se l'organizzazione non era così così, cioè dopo un anno le imprese andavano via, se non vedevano comunque più vantaggi che svantaggi. Allora, gli svantaggi, tra virgolette, l'impegno è quello che per 8 pomeriggi all'anno tu vai in altri posti, poi non è che vai a lavorare, cioè con il martello, con qualcuno dietro, cioè vai a incontrare delle persone dove racconti le tue robe ed è sempre gratificante per tutti, penso malamente, nello stesso tempo altri ti raccontano le loro robe, alcune ti possono annoiare, alcune no, ti arricchisci, più se mangi, c'è qualcuno esperto eccetera, porti a casa un pezzettino di competenze, informazioni in più, stimoli, spunti, idee. E se ti metti a lavorare con degli altri, alla fine dell'anno i risultati sono maggiori. E per darti una risposta, e poi ti faccio un esempio proprio di una filiera agroalimentare, in Val d'Agri siamo andati a fare questa primavera un progettino con 5 aziende agricole, molto piccole proprio, tutte a conduzione familiare. E devo dire che, come dire, ha funzionato, ovvio, non queste robe qui, robe più tranquille, però
è stata la dimostrazione che si può fare anche in luoghi dove ci sono una serie di problemi. Magari non c'è il caporalato come in alcune realtà, però ci sono poi altri problemi, non ci sono le strade per arrivarci, è veramente già un'impresa socialmente responsabile, però si riesce a fare. Ora, dati per capire se sta roba qui di far lavorare insieme delle imprese diverse può essere utile, penso di sì, perché se riesci a fare dei progetti in partnership, che è la roba più difficile, lo è. Vedete, i progetti singoli sono molto di più, quelli in partnership un po' di meno, è un po' più difficile. Però negli anni sono cresciuti e anche su temi di frontiera. Riesci a chiamare anche delle persone che molto spesso degli ospiti vengono anche gratuitamente, perché sono contenti, un po' curiosi di raccontare, ma anche di vedere come funzionano. Per cui, dall'INAIL all'Università di Bologna, alla Fondazione Olivetti, al piccolo comune, alla giovane start-up, agli anziani, insomma abbiamo fatto girare mondi veramente molto diversi e anche questo è un elemento di ricchezza. Sono convinto che su Brindisi, nelle vari mondi della società civile, ci siano delle belle storie che hanno a che fare direttamente o indirettamente sui temi della responsabilità sociale, che potrebbero venire a raccontare. 5 serate, fatto un semestre, che ne so, da gennaio a maggio, una serata su un tema specifico dell'RSI e chiamate da un lato uno o due testimonianze, magari una di impresa, una mondo no profit, e poi dopo fate scattare un dibattito. Incontro dopo incontro, mese dopo mese, avete già fatto uscire fuori cose ed è stata una funzione informativa, formativa di testimonianza. Da lì tirate una riga a metà semestre 2015, sentite, fate girare un questionario in maniera informale, captate un po' se vale la pena di provare, se ci sono le condizioni di mettere in piedi invece un qualcosa di più strutturato, in un'ottica magari di laboratorio. Cioè noi là, per fare il club, siamo partiti da un'indagine, dall'indagine abbiamo fatto il focus group, 10 imprese, emergeva che questi dicevano sarebbe bello vederci ogni tanto per confrontarci. Allora c'era un'esigenza, le imprese non hanno molto tempo di confrontarsi su questi temi di frontiera, certo che si incontrano nelle loro sedi delle associazioni, chi in Confindustria, chi in CNA, chi in Cooperative, chi in Lega Coop, eccetera. Di cosa parlano? È la burocrazia, è le imposte, è la TASI, la TARSI, è i fondi finanziamento, quando esce il nuovo bando, i miei dipendenti non ci vogliono lavorare, i sindacati ci rompono le scatole, cioè è un po' sempre un po' lo sfogatoio, la rivendicazione, ognuno fa così a casa sua, no? Però raramente parlano, senti, io sto facendo questa sperimentazione su un servizio di conciliazione, siccome è una roba interessante che piace, ti interessa farla ai tuoi dipendenti? Non credo che parlino di quello. Invece quel luogo può essere un luogo, un laboratorio, dove un pomeriggio al mese se ci si toglie dagli occhi il disco della lamentela e dell'autoreferenzialità sui problemi e invece si ragiona e dire questi sono i problemi, proviamo a fare un passo avanti e lo facciamo avanti non da soli perché è troppo difficile ma insieme ad altri. Questo può essere un argomento, un luogo dove si passa dai problemi alle possibili soluzioni con dei progetti in partnership. Poi tutta sta roba qua non sta scritta da nessuna parte, che devi fare le schede, il glossario, il memorandum, i report, le schede tematiche, i mini video, i video di reportage, il bilancio annuale, la visita al sito. Abbiamo fatto anche uno spettacolo di teatro sulla responsabilità sociale. Ovviamente tutta sta roba costa. Se c'hai i soldi li puoi fare, se non c'hai i soldi fai a meno, ma puoi fare delle cose. Comunque un sito non mi pare una roba costosissima, fare 40 fotocopie di una scheda informativa non mi pare una roba complicata, fare una visita, come dire, se le aziende che si vogliono coinvolgere ospitano un po' a rotazione, magari beccate, visto che avete la fortuna di avere l'agroalimentare, credo che qualsiasi azienda che è orgogliosa dei suoi prodotti, che sia il vino, l'olio o meno, ci tiene a farli gustare. Già quello è un momento informale di networking, di degustazione, quindi c'è cultura, agricoltura e c'è anche socialità, anche questo è importante. In più fatevi conoscere
E queste erano, che sto dicendo adesso, erano tutte robe però che erano come consigli, volevo darvi domani, finendo il corso verso mezzogiorno, l'una, però vabbè, ci torneremo. È importante anche andare in giro come ambasciatori a raccontare quello che si fa in quel territorio sulla responsabilità sociale. Un po' di convegni ci sono, c'è il salone alla Bocconi, oppure c'è anche il salone RSI del Mediterraneo che è a Napoli. Ora la Sobrero, che verrà al prossimo incontro, lei è un po' l'anima organizzatrice del salone RSI dal dire al fare. Lì l'impronta è più milanese, insomma, grandi imprese eccetera, però andate lì, andate giù a Napoli, che invece ha un approccio un po' più ruspante, però andate a raccontare quello che si può fare, cioè quello che si sta facendo anche da queste parti. E, si possono fare anche delle indagini, far girare un questionario sulle buone pratiche all'interno di... Prendete una filiera, quella filiera, selezionate un campione, che ne so, 30-40 imprese, su quelle 30-40 imprese, anche se vi rispondono in 10, su quelle 10 fate 10 schede descrittive, e già quello diventa un prodotto, col quale potete andare in regione, potete andare dal sindaco e dirgli: qua hai delle imprese che fanno ste robe, lo sapevi? Allora, magari su 2-3 dici sì, lo conoscevo, le altre no, non le conoscevo. Ah, interessante. Da lì scatta la costruzione di progettazione. E poi l'elenco, questi sono tutti i progetti fatti in questi anni da parte delle imprese. E finisco perché ovviamente ogni anno, a fine anno, facevamo questi tre livelli di valutazione. Chiedevamo di valutare, che non è mai simpatico quando vai a chiedere, cioè non è simpatico come hai lavorato. Già ti sei fatto il mazzo, poi vai a chiedere a uno, vi è piaciuto, mi è piaciuto, e magari anche solo per così, insomma, ti possono dire anche essere più severi di quello che è, perché magari il pasticcino non era abbastanza buono, oppure no, insomma. Comunque chiedevamo ogni anno di valutare i contenuti, il clima di lavoro, l'organizzazione, la comunicazione, il coordinamento e i risultati in termini di apprendimento. E la scala era molto semplice, da scarso, sufficiente, buono, molto buono, e questi sono un po' e sono i risultati anno per anno. Quindi vedete, insomma, tra i, e a parte alcuni, insomma, hanno detto scarso, però la gran parte, vedete, molto buono, buono e sufficiente, insomma, che sia il clima di lavoro in particolare, o i contenuti, o l'organizzazione, o la, sulla comunicazione ovviamente si può sempre fare di più. I giudizi sono stati positivi, quindi sia da parte loro erano anonimi, ma anche in termini di partecipazione, cioè una roba non ti interessa, dopo un anno, due anni vieni via, invece nel tempo un po' si è cresciuti. Poi è anche vero che ci sono anche dei cicli, forse dopo cinque anni era giusto tirare una riga e provare a fare qualcos'altro. E, quindi intanto da un punto di vista di forma come associazione, e, ecco, questo sono quelli riassunti dei cinque anni. Quindi insomma il giudizio di questa esperienza da parte delle imprese è stato positivo e importante. Poi se mi chiedete si poteva fare di più, e come si poteva fare di più, però. E guardate che comunque non è Modena stasi felice, è finita la festa, il welfare, la concertazione, tutto quanto, quindi... Però di cose, insomma, si possono fare. Posso dire che il comune ci ha dato veramente poco aiuto, cioè metteva 5.000 euro all'anno, un comune di 200.000 abitanti, che è probabilmente l'equivalente che spende forse per fare una serata, non so, con... quindi veramente pochissimo impegno da parte del comune, un po' il sito, fatto tra l'altro molto all'antica, e spedire le email, gli inviti per ogni incontro, quindi veramente molto molto poco. Tutto il resto, cioè i principali azionisti sono stati, cioè le principali risorse, il 70% delle risorse era risorse delle imprese. E nessuno ci ha mai detto è troppo, anche le piccole imprese che spendevano 200 euro all'anno, cioè dove vai con 200 euro all'anno a fare 8 incontri con tutta questa roba? Cioè, è sicuramente più benefici che svantaggi. Fammi pure domanda, intanto cerco l'esempio di una in Val d'Agri, così vedi
piccole micro aziende proprio familiari si è riusciti a farlo in 6 incontri, anzi meno, 5 incontri. Quando mi riferivo ai risultati non mi riferivo solo ai vostri, perché soltanto il poter parlare di quegli argomenti a tante aziende per me è raggiunto il risultato, però mi riferivo invece ai risultati delle progettualità all'interno delle imprese, cioè hanno la percezione di un ritorno d'immagine o di un non so, miglioramento delle condizioni lavorative all'interno dell'azienda, e come lo valutano, se lo valutano, e soprattutto a questo punto se Focus Lab si occupa anche di quella parte della cioè se si occupa anche di coordinare i progetti all'interno delle aziende e anche della valutazione, perché questo non mi era chiaro. Ok, allora per farti rispondere è giusto che siamo alle imprese a raccontare la loro, se sono stati vantaggi o perché hanno fatto una scelta, se l'hanno fatta perché ci avranno ragionato in casa propria, e quindi vi faccio vedere queste 2 o 3 sotto aspetti di progetti. Poi andare a domani, comunque entriamo anche nel dettaglio di alcuni dei 200 progetti che hanno fatto, specialmente sul fronte imprese territorio. Invece, sì, l'ultima domanda, ovvio, forniamo servizi, ci fa piacere se ci chiamano a aiutarli. Alcune imprese ci hanno aiutato, ad esempio un'impresa non ha mai fatto comunicazione in forma interattiva, CD dialogo, abbiamo proposto un work café, abbiamo fatto un work café un pomeriggio con un gruppo di dipendenti, un gruppo di fornitori, sindaci locali, a ragionare su suggerimenti, idee proposte per migliorare le politiche di questa azienda. Un paio ci hanno chiesto di aiutarli a fare il bilancio di sostenibilità, qualcun altro ci ha chiesto di fare un'indagine, un altro ci ha chiesto di fare formazione, per cui insomma sì, è il nostro mestiere, anzi se avete qualcuno da segnalarci. No, a parte gli scherzi, è ovvio che ovviamente cerchiamo, cioè da un lato facilitiamo percorsi laboratoriali, cioè mettendo in rete, facendo lavorare in rete più imprese o cooperative, e nello stesso tempo però insomma non ci dispiacerebbe anzi lavorare, fare anche più cose in maniera più mirata e anche più strutturata, perché quando hai molte imprese devi aiutare un po' tutti, però non puoi aiutare partendo da zero fino alla fine, cioè devi accompagnare, dai dei suggerimenti, dire la cosa giusta, ma dandogli il sito dove possono approfondire, dare il documento, poi devono anche auto, cioè stiamo parlando di imprese, non di giovani appena usciti, cioè questi gestiscono imprese, voglio dire, i progetti li sanno fare, se no avrebbero già chiuso bottega. E loro a loro volta davano comunicazione di partecipare o di essere, le imprese dico, di essere coinvolti in questo percorso? Come impresa, per esempio, sì. Avevano questo motivo di vanto, se vogliamo. Sì, credo di sì, perché molti, ad esempio, hanno nel loro bilancio hanno messo il logo, hanno messo il link al sito, hanno messo nel catalogo, siamo membri del club imprese modenesi, hanno mandato dei loro dipendenti a rotazione, per cui erano abbastanza orgogliose. La cosa in più che si poteva fare, che non è stata fatta, ma lì ahimè c'è sempre un po' questo invitato di pietra, cioè la pubblica amministrazione, il comune o la provincia, che non hanno avuto il coraggio di dare delle premialità alle imprese che aderivano al club, che fanno progetti di, non dico soldi, perché di soldi non te li chiedono, però non so, un dossier sul giornalino del comune che arriva alle 100.000 famiglie di Modena, oppure delle video interviste sul sito, oppure non so, un po' di scontistica, non so, sull'IRAP, che è la tassa regionale sulle imprese. Ecco lì scatta il meccanismo, ma no, è difficile, dopo poi potrebbero farci un ricorso legale, quelle che non sono nel club, però alla fine per semplificarsi la vita non si tocca niente, si continua
come si è sempre fatto. Questo secondo me è stato un ambito sul quale si poteva fare molto di più, cioè l'ente pubblico ha detto vabbè, io ci metto il nome comune, quindi sono garante pubblico che sta roba è seria, ci metto due briciole ogni anno, il resto mettetelo voi, noi giriamo le quote una parte ai coordinatori, facilitatori e poi ci vediamo alla fine dell'anno, ecco, quindi un impegno un po' di tipo secondario. Idem l'associazione in categoria, niente di... sì, davano 1.000 euro all'anno, quindi stiamo parlando veramente di noccioline, ecco, rispetto poi magari per chiamare, non so, lo scrittore di turno alla sagra paesana, cioè lì magari cacciano fuori 10.000 euro senza fare una piega, perché piace al presidente dell'associazione, si è innamorato, allora lì c'è la creatività finanziaria nel bilancio, poi su altre robe. Però adesso non voglio, come dire, criticare troppo chi poi ufficialmente ci dava l'incarico, però insomma è stato elemento spesso di dialettica, cioè di spingere l'ente, per noi abbiamo fatto sempre comunque più roba di quello che era previsto da incarico, perché ci abbiamo messo anche un po' di passione in più, al di là del classico approccio consulenti, x giornate pagate, non ci limitiamo a quello, ogni cosa in più, no, quando sei lì cerchi di fare roba, anche perché cresci anche tu come da un punto di vista professionale, poi se sei sgamato, come diciamo noi, commercialmente, tutti l'elenco, la mattina dopo, l'email, le telefonate, noi non l'abbiamo mai fatto, anche perché, come dire, è una questione poi di stile, di indole, cioè chi non si fa nessun problema dicendo noi facciamo anche quello, vi mandiamo il catalogo, prendiamo l'appuntamento, eccetera. Abbiamo aspettato che fossero loro, forse altri avrebbero avuto un approccio, non dico più aggressivo, però insomma di e non ci sarebbe niente di male, nel senso che dici trasparentemente sono un consulente, la coordiniamo durante quelle giornate, i giorni dopo facciamo, forniamo servizi, poi li proponiamo, se vi piacciono bene negoziamo, se no amen. Però insomma c'è sempre un po' il timore che, ecco, questi si approfittano della loro posizione, che fanno coordinamento per poi, allora abbiamo sempre preferito, non sarà più così, non ci daremo... Sì, multitask. Esatto, quello, ecco, abbiamo quest'ultima categoria, non l'abbiamo fatta dentro. Cioè un conto è un incontro, uno ti chiede ma come si fa un'indagine di clima, gli dici questionario, che contenuti deve avere, gli dai dei suggerimenti, ma non è che gli dai aspetta bene, ecco, stampo qua, c'è la pappa già pronta, cioè gli dai dei suggerimenti, poi se vogliono il progetto, allora lì diventa un supporto tecnico, diventa consulenza, gli dai, gli fornisci del know-how già bello pronto, e quindi lì va distinto, insomma devi, non puoi dire ah no, io non ti dico nulla perché non cuccio la bocca, perché non posso farlo, ecco. Vi faccio vedere queste piccole interviste agli imprenditori che raccontano le loro esperienze. Poi facciamo una pausa, vero? No. Cioè territoriale, un po' l'impresa e un po' il comune. Abbiamo una palestra all'interno della nostra azienda e grazie all'orario flessibile le persone possono partecipare e a fare attività fisica quando lo desiderano, prima di iniziare a lavorare, durante la pausa pranzo oppure alla sera. Un'altra cosa che abbiamo fatto, credo molto importante, sia per i nostri dipendenti ma anche per tutto il territorio, è la realizzazione di un asilo nido. Insieme con il comune, qualche anno fa abbiamo realizzato questo asilo al quale vanno i figli dei nostri dipendenti, ma è aperto anche ad alcuni bambini delle liste comunali. Una delle iniziative più importanti è stata sicuramente la costruzione dell'asilo nido aziendale, che è avvenuto nel 2006,
Questo asilo è stato inaugurato appunto a settembre 2007 ed ospita attualmente 42 bambini. All'interno dell'asilo possono essere accolti figli e nipoti dei miei dipendenti, ma anche i bambini residenti nella comunità, quindi i bambini che sono nati a Marano sul Panaro. Quest'anno la percentuale è di circa il 40% di figli dei nostri dipendenti e il 60% della comunità. Da 2 anni abbiamo implementato e aperto un centro estivo dedicato ai bambini che vanno dai 3 ai 6 anni. Vengono accolti nel parco che abbiamo intorno all'asilo e durante tutta l'estate, quindi durante le 8 settimane estive, vengono accolti da laboratori, attività ricreative, piscina, equitazione, e in questo modo diamo appunto una risposta anche ai genitori che durante l'estate di solito hanno difficoltà a lasciare i propri figli. Quest'anno poi abbiamo scelto di donare al comune di Marano un'area giochi, quindi abbiamo allestito con dei giochi il parco fluviale di Marano, che è un'area verde molto estesa e molto frequentata durante l'estate, che però era priva appunto di giochi, e quindi abbiamo deciso di accogliere questa richiesta del comune. In questo modo abbiamo reso più bello e più frequentabile una delle nostre aree più conosciute. Portobello nasce grazie alla spinta di associazioni di volontariato della città di Modena, sono più di 20 che hanno aderito. Imprese, associazioni no profit. Dare una risposta nuova a un bisogno della comunità, legato alla crisi economica e alla difficoltà di molte famiglie a far fronte alle spese della vita quotidiana. Le famiglie che sono in difficoltà e che decidono e che vorrebbero accedere a Portobello devono rivolgersi ai servizi sociali, perché sono loro ancora a definire l'accesso al servizio, e una volta che hanno avuto l'accesso a Portobello vengono qui, noi le conosciamo e attribuiamo loro una serie di punti che loro utilizzeranno. In pratica noi restituiamo alle famiglie il potere d'acquisto che la crisi gli ha tolto. Con quelle somme di punti, non di euro, loro possono fare una spesa dentro al supermercato. Ok, queste erano 3 testimonianze, 2 di impresa, una grossa, una media, e il terzo invece era un'esperienza di collaborazione. Questo ragazzo qui era responsabile del centro servizi di volontariato provinciale, e quindi è stato fatto in partnership con varie imprese anche del club, quindi lì c'è stata, come dire, collaborazione per fare questo servizio, ma sull'idea nata dal mondo no profit. E che dite, facciamo la pausa? E poi così pensate delle domande da farmi, poi guardiamo altri casi.